Hola guapos! Io per oggi avevo in programma di fare un video completamente diverso, serio, su delle cose belle da vedere, e invece mi è successa una cosa atroce e devo sfogarmi. Io di film brutti ne guardo una marea. Mi piace guardare i film brutti, mi piace prenderli in giro, adoro quegli scarsissimi thriller canadesi da TV pomeridiana, proprio li guardo, li sfotto e godo. I film trash, noti per essere trash, sono la mia stamina, però mi è capitato di vedere questo film. Non riesco a trovare un solo aggettivo per riassumerlo. Non trovo nessun aggettivo, però ho trovato un sostantivo e il sostantivo è ciofeca. Ti rendi conto che questo film è talmente brutto che mi ha fatto venire in mente di indire il premio Ciofeca? L'anno non è finito, ma sicuramente questo è il film peggiore che abbia visto quest'anno. Non penso che nient'altro possa superarlo, almeno non in queste 2 settimane. Non so nemmeno trovare un punto di partenza per cominciare a descriverti sta poracciata atomica. Quindi facciamo come fanno i professionisti. Titolo, anno, paese, regista, trama. Si intitola Long Weekend. È un film australiano del 2008 diretto da Jamie Blank, un uomo che nella sua carriera vanta la stratosferica quantità di 3 film. Long Weekend è stata la sua ultima fatica, grazie al cielo è stata la sua ultima perché i suoi film fanno un'escalation. Dunque, il suo primo film, io lo adoro, ok? Si intitola Urban Legend, è un film del 98, del 99, insomma, fine anni 90. C'è Paisley di Dawson Creek, c'è Jared Leto, bellissimo tra l'altro in quel film, vabbè, questo lo diamo per scontato. C'è Lex di Smallville, c'è Robert Englund, quello che fa Freddy Krueger. Insomma, è un bel thriller, non è esattamente uno slasher, ci si avvicina, però parla di un serial killer che uccide le persone rendendo vere le leggende urbane. È da un po' che non lo vedo, ma comunque ho dei bellissimi ricordi al riguardo, forse perché ci sono Jared Leto e Michael Rosenbaum, che a me piacciono visivamente come persone. Il suo secondo film, già lo sbalzo di qualità è notevole, perché è Valentine, Appuntamento con la morte, che è stato uno dei miei primissimi film horror, forse proprio il secondo. Se lo vedi alle elementari ti caghi, se già lo vedi alle medie ti rendi conto che è una discutibile produzione, ecco. Anche questo parla di un serial killer che ce l'ha con le ragazze bellissime che lo hanno rifiutato durante gli anni del liceo, insomma, friendzone gone wrong, lui le ammazza travestendosi da putto. Paura, eh? È una roba un po' patetica. Arriviamo al culmine della carriera di questo grandissimo regista, veramente, che Bo Bergman e Kaufman possono accompagnare solo, Long Weekend. Il protagonista è Gesù della Passione di Cristo, Jim Caviezel. In questo film si chiama Peter, quindi Pietro. Chissà se è voluto questo collegamento con la Passione di Cristo. Vabbè, facciamo finta che no. Facciamo finta che niente in questo film sia voluto, perché se c'è un'intenzione dietro è peggio. Peter e sua moglie sono in rotta. Non hanno ancora divorziato, però sono lì lì. Per cercare di recuperare il rapporto, credo, forse non lo so, vanno a passare questo long weekend in una spiaggia deserta. La strada per andare a questa spiaggia deserta crea loro diverse difficoltà, insomma, loro si perdono un botto di volte, girano intorno, vedono quest'albero con una freccia incisa 93 volte, hanno un GPS. Ok, so che questo film è del 2008, ma sono convinta che nel 2008 ci fossero tecnologie superiori. Quel GPS non si muove di 1 millimetro dall'inizio alla fine del film, nonostante loro continuino a fare il giro dell'oca attorno a quest'albero con questa freccia incisa, che dice chiaramente di andare via, ma loro no, loro vogliono andare lì. Ora che ci penso, questo film non si differenzia molto dalle opere del rinomato, stimatissimo regista Eli Roth, quei fantastici, meravigliosi film,
in cui chiunque cerchi di andare in vacanza finisce con morire. Ti ho spoilerato tutta la filmografia di Eli Roth. Non mi dispiace. Ho avuto un flashback di una conversazione che ho fatto con Tony una volta, in cui ci siamo immaginati Errol Stein, quello dei piccoli brividi, e il regista Shyamalan, che prendono il tè insieme e si inventano finali totalmente assurdi, e dietro, nascosti in un angolo, c'è Eli Roth che se li scrive tutti freneticamente, intenzionato a metterli tutti quanti quei 12 finali in un unico film. Qualunque riferimento ai molteplici finali di quella merda di Green Inferno è puramente casuale. Eli Roth a parte, perché anche lui ha prodotto certe, chiamiamole, cose. Io adoro quando i film riescono ad avere uno o due personaggi. Questo film ha due personaggi principali. Io vivevo bene anche senza nessuno dei due. Sono odiosi. Sono la peggior coppia che sia mai esistita. I loro dialoghi sono scritti malissimo. Ogni volta che c'è un cambio scena, sembra che loro due cambino totalmente la loro personalità e il loro rapporto. Perché ci sono dei momenti in cui tu dici: ah, ok, è arrivato il momento, uno dei due sbrocca e ammazza l'altro. Perché si detestano. Nella scena dopo, lei è disperata alla sola idea che lui si sia fatto male. Solo per poi insultarlo pesantemente perché è uno stronzo. Lui è uno stronzo, ma è un'antipaticissima bestia pure lei. Il motivo per cui loro sono in dirittura d'arrivo verso la fine del loro rapporto è che lei era rimasta incinta e ha abortito senza chiedere il permesso a lui. Ora, di questo argomento si potrebbe discutere in lungo e in largo, e giustamente è un motivo di discussione all'interno della coppia. Ma tinge tutto il film di un moralismo becero, antiabortista, patriarcale, maschilista, perché lui non sfoga il suo rancore dicendole: che ne so, mi avrebbe fatto piacere avere un figlio con te perché voglio stare con te per sempre, volevo fare una famiglia con te. No, il suo problema è che lei non gli abbia chiesto il permesso, non lo abbia consultato prima di andare in clinica. Lui è un concentrato di tutto ciò che è perfettamente riassumibile nelle parole mascolinità tossica. È un tizio senza alcun interesse che non sia lo sport, che non c'è in realtà niente di male. Lo sport è un'attività salutare. Ma ti giuro, lui pensa solo a nuotare, correre, fare surf, sparare con la fiocina, sparare col fucile, tagliare gli alberi. Lui a un certo punto si mette a tagliare gli alberi. What the fuck? Ti giuro, lui è un uomo dalla personalità spessa quanto una sottiletta Kraft. Lei, penso che tutti conosciamo quel tipo di persona a cui non sta mai bene niente. Io sono quel tipo di persona. Odia stare all'aperto. Odia parlare con lui, odia stare da sola, odia nuotare, non le piace leggere, non le piace prendere il sole, non le piace cucinare, odia essere in vacanza. Lei vuole stare in una spa, che poi non è che in una spa tu faccia molto di più rispetto a quando sei in spiaggia. Penso che il punto di entrambi gli ambienti è che stai la maggior parte del tempo a quattro di bastoni a rilassarti. Lei non è in grado. Lei sa solo che non vuole stare lì all'aperto. Odia gli insetti, odia l'acqua, odia le foglie, odia suo marito. Quindi, se proprio vogliamo dirla tutta, il fatto che lei abbia abortito è un bene, perché probabilmente avrebbe odiato anche la sua creatura. In realtà c'è una cosa bella in questo film. Si chiama Cricket ed è il loro cane, o meglio, è il cane di lui. Lei puntualizza più volte che Cricket è il suo cane, il cane di Peter. Lei non vuole avere niente a che fare col suo cane, salvo poi, mentre il marito è in acqua che nuota sereno, lei gioca tutta tranquilla, tutta felice con il cane. Quello è l'unico momento in cui la vediamo serena. Perché ti giuro, per tutto il resto del tempo, lei si lamenta. Non è vero, c'è un altro momento in cui lei dimostra una certa tenerezza ed è la scena, il momento del film più simbolista. Come ho già menzionato più volte, il problema in questa coppia è che lei ha abortito senza consultare lui. Durante questa obrida vacanza, lei trova un uovo d'aquila, lo prende con sé, lo porta nella tenda e rimane un po' sdraiata vicino a quest'uovo, momento in cui mia mamma ha detto: cosa fa? Cova!
D'improvviso giunge Peter, viene aggredito dall'aquila, la mamma di quest'uovo, in una scena che ti giuro è a tanto così dall'essere presa da Birdemic. È fatta malissimo! È quel classico tipo di montaggio in cui hanno preso materiale di repertorio di un'aquila che si fionda su qualcosa e patetica recitazione di Jim Caviezel che viene attaccato da un peluche. Dopo questo tragico scontro con Mamma Aquila, lei prende l'uovo e lo lancia contro un albero. Questo film ha un sacco di spezzoni presi dai documentari, ma non in modo atroce alla Sharknado, in modo patetico come tutti quei film che sono ambientati a Roma. E casualmente tutte le case che possiamo vedere durante il film hanno una finestra che dà sul Colosseo. Questo film è pieno di spezzoni in cui si vedono i koala, i canguri, i lemuri, i dugonghi, insomma tutte le belle creature che il mondo ha da offrire, anche quelli che probabilmente non vivono nemmeno in Australia, non penso che i lemuri vivano in Australia, noi però li vediamo. Rigore scientifico a parte, perché qua il rigore scientifico non è di casa, il rigore di nessuna categoria è di casa. Questo tentativo di simbolismo in cui la natura è uno stato di bellezza e purezza e si contrappone alla durezza, alla tristezza rappresentata dai due protagonisti è talmente palese da essere semplicemente scarso. Questo film cerca in tutti i modi di farti capire che la natura ha i suoi ritmi e le sue regole, e nel momento in cui tu vai contro queste regole facendo qualcosa di innaturale, meriti una punizione. Il problema è che a un certo punto diventa palese che loro devono essere puniti non tanto perché si odiano e sono antipatici, ma perché hanno compiuto questo atroce delitto dell'aborto. Quindi se tu mi fai un film di questo genere, che già è scarso, e me lo tingi pure di moralismo anti-abortista, come faccio io a prenderti sul serio? Tra l'altro, questo film dimostra di non avere nemmeno una direzione precisa, perché, come se non bastasse la simbologia dell'aborto, rappresentato sotto forma di uovo lanciato contro un albero, questo film cerca anche di essere un horror, un po' alla Rovine, di cui ti avevo parlato in uno degli ultimi video di ottobre, perché mentre Peter e sua moglie sono su questa spiaggia, che è anche abbastanza bella, scoprono che c'è qualcun altro, che non è esattamente deserta questa zona, perché Peter, non mi ricordo se era lì a sparare ai gabbiani o a fare surf, vede che c'è un furgoncino, uno di quei furgoncini, no, tipo Volkswagen. Ah, e sì, stava sparando ai gabbiani perché fa una mossa tutta strana col fucile, si mette così e guarda col mirino se c'è qualcuno nel furgoncino. Non vede nessuno, però poco dopo quel furgoncino non c'è più, quindi evidentemente qualcuno l'ha spostato. Inizialmente le difficoltà che affrontano Peter e Carla, mi sembra si chiami Carla, ti giuro non mi ricordo, perché non mi ricordo se si chiama Carla l'attrice o Carla il personaggio, dai vado su Google. Sì, il personaggio si chiama Carla, l'attrice si chiama Claudia. Ormai ho cercato su Google questo film talmente tante volte che penso che l'algoritmo sia ormai convinto che Long Weekend sia il mio film preferito. Dunque, Peter e Carla dapprima si scontrano contro le classiche cose che ti possono succedere quando fai una gita fuori porta. Uno, il GPS fa cagare e ti fa perdere. Due, arrivi ed è pieno di formiche. Niente di che, insomma, se non che Carla si mette immediatamente a sprayare ogni cosa, persino il dentro della tenda con il DDT. Cocca, ci devi dormire lì dentro, la respiri tu quella robaccia. Comunque, pian piano le cose diventano più inquietanti, arrivano i serpenti, c'è l'attacco dell'aquila e poi Cricket, il nostro amato bellissimo cane Cricket, trova in spiaggia un piccolo dugongo morto soffocato da una busta di plastica. Quindi non solo c'è la morale antiabortista, c'è anche la morale ecologista. Questa fino a qui la posso accettare perché anch'io penso che i nostri mari vadano preservati. Mentre Cricket e Carla sono lì a lamentarsi della puzza di questo povero dugonghino morto, Peter vede in lontananza una roba grossa e nera nell'acqua e dice: "Ah, è uno squalo!" Gli spara.
Ovviamente non era uno squalo, era Mamma Dugonga. Poco dopo, Mamma Dugonga morta, perché Peter le ha sparato, si arena sulla riva. È una scena che, volendo, ha anche del tragico. Cioè, il povero Dugongo cucciolo è morto perché l'uomo non ha rispetto della natura. E Mamma Dugonga è morta perché è stata letteralmente assassinata da un uomo. Volendo essere generosi, c'è una bella critica all'irresponsabilità dell'essere umano nei confronti delle creature marine. Se non fosse che a un certo punto sto cazzo di Dugongo morto si muove. Carla e Peter hanno fatto campeggio, no? Hanno piazzato la loro base nel boschetto. Prima della spiaggia, non si capisce quant'è la distanza, però comunque, anche se fossero 4 metri, arriva sto cazzo di Dugongo ed è palese che si sia spostato strisciando perché lascia la scia. Come fai a non accorgerti che una bestia di 5 quintali si sta avvicinando a te facendo ton, però loro non lo notano, sono troppo assorbiti nella loro orripilezza. Per accorgersi dell'approcciarsi di questo zombie dugongo, ora che ho menzionato il loro campo, la loro base, io ho passato metà film a criticare quanta cazzo di roba si sono portati sti tizi per andare in vacanza. Ci sta che quando vai in campeggio, oltre alla tenda ti porti, che ne so, un tavolino pieghevole, quelle sdraiette pieghevoli, no? Quelle da giardino. Ma questi non solo si sono portati il tavolo e le sedie, si sono portati il tagliere, le posate d'argento, il lavello per pulirle, si sono portati il frigorifero alimentato dalla macchina e ti giuro in questo film il marchio Toyota viene inquadrato più spesso della faccia di Carla, poco sponsorizzato, poco product placement. Si sono portati un pollo arrosto intero, si sono portati lo specchio, si sono portati due tavole da surf nonostante Carla non surfi, si sono portati la fiocina, si sono portati il fucile, un libro, la struttura per fare il falò, per appendere proprio il tegame, no? Il paiolo per fare lo stufato sul falò. Si sono portati dietro la chitarra. E la cosa fenomenale è che, a parte che questa Toyota abbia abbastanza spazio nel bagagliaio per tenere tutto questo, è che quando loro arrivano e aprono il bagagliaio, fanno: "Ah, Cricket, come hai fatto ad entrare?" Già, come cazzo hai fatto ad entrare? Come fa un cane di taglia medio-grande ad entrare nel bagagliaio di quest'auto dove avete messo praticamente tutta casa vostra senza che voi ve ne accorgeste? Cioè, il cane in queste ore e ore di viaggio non ha mai fatto bau, non ha mai fatto una puzzetta, non ci credo. Io l'ho trovata vergognosa la cosa della chitarra perché dopo l'ennesimo litigio, Carla va a dormire da sola nella sua tenda, sì, ne hanno due, Peter si mette nella sua tenda e si mette a suonare non so cosa, si mette a cantare una canzoncina, manco fosse Biancaneve, fa arrivare gli uccellini. Si avvicinano i koala, si avvicinano i gufi, si avvicinano i serpenti. E questo dovrebbe rappresentare un, no, un riavvicinamento, una riunione con la bellezza della natura. E tu dimmi che cazzo ci sta a fare una cosa del genere in un film horror? È tutto talmente confuso, prende talmente tante direzioni, che a un certo punto veramente non è più chiaro di cosa stia parlando questo film. Mi ricorda l'episodio di Friends in cui Rachel prova a fare la zuppa inglese, ma le si appiccicano le pagine del libro e quindi tra uno strato di crema e panna e l'altro Rachel ci mette lo stufato. Questo film è così. Vuole essere ambientalista, vuole essere antiabortista, vuole parlare di una coppia in crisi, ma vuole anche fare paura, appunto con la scena dell'aquila. E diventa una scheggia impazzita che rimbalza tra tutti questi temi senza sapere dove andare a parare. La cosa del camioncino viene ripresa alla fine, mentre Carla e Peter cercano di allontanarsi da questo posto dimenticato da Dio, vedono che il furgoncino è affondato in una palude perché non sono più al mare, sono in mezzo alla foresta. Quindi non so, c'è un laghetto, una pozza. Vabbè, facciamo finta, c'è un corpo d'acqua. Peter si tuffa per vedere se c'è qualcuno dentro. Vede
Quanto mi fa incazzare quando nei film la gente senza mascherina vede le cose sott'acqua. No, no, è fisicamente impossibile. Comunque vede che dentro c'è una persona. Va ad aiutarla e trova questa bambina che è morta palesemente da settimane. Ma quel furgoncino era sulla spiaggia il giorno prima. Long weekend è ambientato nell'arco di 3 giorni. Quindi quel furgone non può essere lì da tanto tempo, a meno che il furgoncino che Peter aveva visto sulla spiaggia in precedenza non fosse un furgoncino fantasma. Quindi non solo ci sono i dugongo zombie, ci sono anche le macchine spettrali. Mi sta esplodendo il cervello. Peter vede che vicino alla pozza dove ha affondato il furgoncino ci sono delle sedie, delle tende e capisce che questo posto è malvagio! Non solo c'è questo furgoncino che fa cose strane, anche la fiocina di Peter fa cose strane. Cose del tipo essere appoggiata per così, no? In verticale, su una sedia, eppure riuscire a conficcare una freccia perfettamente orizzontale in un albero lontano da lei. Le cose si muovono da sole in questo film. Ormai abbiamo appurato che niente abbia senso in questo film. Affrontiamo il finale. Finale intenso. Dopo l'ennesimo litigio, l'ennesima sclerata perché Carla se ne vuole andare da questo posto atroce e ha ragione, mentre Peter vuole rimanere perché è il nostro weekend, dobbiamo stare all'aperto come gli uomini veri. Carla si ciula la Toyota e va via. La vediamo che cerca di barcamenarsi usando il suo bellissimo GPS in mezzo a questa foresta, si perde 2000 volte. Vabbè, cambio scena, vediamo Peter che da solo nel suo campeggio sente dei rumori, si sente minacciato da codesti rumori e spara. Diventa tutto buio per poi ridiventare tutto luminoso e c'è il cane che abbaia perché il dugongo zombie è arrivato senza fare alcun rumore nell'accampamento. Peter, molto spaventato, si tira su e vede Carla morta con com'è che si chiama? La lancia della fiocina conficcata nel collo, solo che è truccata in una maniera che rende palese che lei sia morta da almeno una settimana. Ha senso? No. Sta a rappresentare che lui durante la notte ha sbagliato e le ha sparato? Sì, ma lei non era lì, lei era in macchina. Quindi è forse tutta un'allucinazione per far impazzire Peter? Forse, chissà, magari in mezzo a tutti i koala e i lemuri c'era anche qualche fungo allucinogeno che ha sparato le sue malevole spore e sta facendo allucinare il nostro povero protagonista, come se non ne avesse già passate abbastanza nella passione di Cristo. Qui comincia la fuga di Peter verso la salvezza. Lui comincia a correre nella foresta in cerca di un sentiero, una via, un aiuto. Già che prima ho nominato Shyamalan, c'è il momento epico in cui lui finalmente riesce a toccare l'asfalto. Arriva sulla strada, come alla fine di The Village. Avendo capito l'andazzo del film, mi sono detta: ok, lui arriva, mo lo investono. Effettivamente sì, lo investono. Ma perché? Si vede che arriva sto camion. Peter si mette così, di nuovo a quattro di bastoni, in mezzo alla strada, come a dire: camion, fermati, salvami! Purtroppo il camionista che sta guidando col finestrino aperto viene attaccato da un cacatua, si distrae dalla guida e trasforma Peter in spezzatino. Fine. Finalmente. Io sono veramente sbalordita dalla pochezza di questo film. È recitato male, scritto male, diretto col culo. L'unica scena effettivamente inquietante è quella in cui si vedono i canguri di notte perché stanno tutti rigidi, fissano davanti, guardano l'obiettivo e sembrano tipo delle sentinelle della morte. Ma grazie al cielo non c'è nessuna scena di attacco da parte dei canguri perché sarebbe stato veramente una carnevalata. Non ha una direzione, non ha stile. Non ha niente di memorabile se non forse la cosa del dugongo zombie. Ho scoperto che si tratta di un remake di un film degli anni 70 e sto valutando se guardarlo o meno, perché se la trama è la stessa, però gli effetti speciali sono gli effetti speciali degli anni 70, posso solo immaginare come sia la scena di attacco dell'Aquila. Questo video è stato da me improvvisato in preda alla necessità di sfogarmi nei confronti di questo film, però io voglio davvero
che il premio Ciofeca diventi qualcosa di fisso nel mio canale, perché, come ho già menzionato, io di film di questo genere ne guardo assai. Per il momento non ho un vero premio Ciofeca, quindi utilizzerò questo aggeggio che utilizzo in edicola per esporre i DVD e lo assegno con calore a Long Weekend di Jamie Blank. Congratulazioni. That's it, guapos. Mi raccomando. Occhio ai dugonghi. Love you. Bye.